questa, eh. La prima? Sì, penso ai monumenti. Ecco, i monumenti ai caduti della Grande Guerra nel contesto socio-politico del territorio cremonese. Ex voto, aspetti simbolici e diacronici di una stessa religiosità. Corso laurea magistrale in filologia, letteratura e storia dell'antichità. Ah, questo qui mi ha fatto un piacere. Il cinema religioso e la figura del prete nel cinema italiano. Ho messo anche delle foto. Francesco d'Assisi, Roma città aperta. E qui è arrivata la lode? Qui sì, sì, è arrivata la lode. Motivazione è quella di avere un ulteriore motivo di vita. Ho iniziato un anno prima che andassi in pensione, quell'anno è stato durissimo perché in effetti lavoravo, facevo affari, attendevo il quarto d'ora accademico per poter telefonare a clienti, fornitori in America, dove sia, per seguire il fixing dei metalli a ore alterne, e quindi è stato durissimo. Adesso ho qualche nostalgia perché dico, accidenti, tutte queste lauree, come se avessi studiato medicina a questo punto, oggi, tremolando alla mia età, ma qualche iniezione potrei averla anche fatta. Però questo mi è servito, adesso mi manca la motivazione. Comunque sono tutte con 110, di cui 4 con lode. La quinta ero talmente emozionato che non ne potevo più. Adesso mi chiedo, sì, cosa è piacevole, ma santo cielo. Cui prodest, per stimolarmi, vi avevo messo sullo screensaver del computer una massima di un monaco del 1100, mi pare. Propter se ipsa, appetenda sapientia. Non è che ti serva, ma però è per nutrire e nutrirti l'anima, quindi propter se ipsa petenda sapientia. E io quando ero giù di morale, come cosa, guardavo le cose e dico vabbè dai, andiamo avanti. Fino alla quinta ginnasiale soltanto in seminario, quindi vocazione, pensavo che Dio mi avesse chiamato. Dopodiché sono andato in accademia, ho fatto carriera militare, là che ci sono a 20 anni, no? Mi vede là. E dopodiché sono uscito e sono andato a fare l'operaio in un calzaturificio dove mi facevano fare i lavori più umili, finché ho trovato un'azienda che faceva accessori da bagno, mobiletti e comunque arredamento per bagni. E il titolare mi ha detto, a dire la verità, dice, io cercavo una segretaria. Comunque mi ha assunto e io ho fatto lì un anno, mi pare. Dopodiché, il resto della vita, ho fatto il rappresentante. Fondamentalmente ho sempre venduto poi metalli, poi li ho anche fusi, avendo la fonderia, eccetera. Fino a quando è arrivato il momento della pensione. In ricordo del tenente Edoardo Mazzieri, Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, Lodi, 25 marzo 2020. Non devono isolarsi, devono partecipare alla vita sociale e anche imprenditoriale per proporsi in continuazione e non lasciare perdere nessuna occasione. A un certo momento, quando capisce che quella è la sua strada, perseguirla fino in fondo. Stringere i denti e in quella strada in cui crede andare fino in fondo, senza zizzagare, perché a un certo punto gli anni passano. Sono ragazzi che adesso non si sposterebbero, almeno sento dire, di pochi chilometri solo perché gli si offre un lavoro a qualche chilometro dalla loro residenza. Ma no, ma perché? Poi le soddisfazioni arrivano.